Buonasera, mi sentite? Sì, ecco. Ho piacere di essere con voi. Penso che siano, non so, ho perso un po' il conto, con l'età si diventa un po' duri, o quarto o quinto anno, non mi ricordo più. Comunque è il pensiero che conta, lo vedremo questa sera in maniera particolare. E questa sera in realtà cominciamo davvero queste passeggiate nello spazio, perché voi ricordate che cosa è successo il 20 di luglio del 1969? Lo sbarco sulla Luna, quindi siamo in aria, in realtà, di ricorrenza. Non solo quel fatto in maniera particolare, ma in un certo senso quel fatto ha, credo, ottimizzato o chiuso e aperto insieme un evento che in realtà si apre a Hiroshima e a Nagasaki. Siamo purtroppo, come ricorderete, nell'agosto del 1945, la prima bomba su Hiroshima è il 6. Seconda su Nagasaki è il 9. Ecco, quello è l'inizio della cosiddetta era atomica. È una svolta radicale nella storia dell'umanità, quali probabilmente non ce ne sono state, o forse l'avvento di Internet è stato in un certo modo l'ulteriore sviluppo. In ogni caso, il tempo nel quale grosso modo siamo nati, siamo formati, è questo. Quindi anche con il senso tremendo di crisi che in realtà soggiace alla vicenda che si apre, appunto, non solo per la verità non solo a Hiroshima e a Nagasaki. Ho messo però qualche traccia perché ce l'abbiate. Questo, per esempio, è un libro di James Ballard, grande scrittore inglese, quello che ha scritto Crash, per esempio. Ecco, è uscito nell'84, questo è autobiografico. Ballard è stato dal 41 al 45 internato, era un ragazzino, in un campo di concentramento a Shanghai, diviso dai propri genitori, faceva parte della comunità cosmopolita degli inglesi. Forse avete visto il film di Spielberg, naturalmente. Ecco, proprio in quel libro, a un certo punto, è dell'84, ma la vicenda che lui ricorda va dal 41 al 45, si legge: ho visto i bagliori di Nagasaki. Se guardate dov'è Shanghai e guardate dov'è il Giappone, può darsi che fosse anche vero. E lì è l'idea di un bambino, quindi, che crescerà di fatto proprio nel tempo che viene dopo quella terribile vicenda, quello scoppio. Ve lo raccomando, è un romanzo bellissimo, autobiografico, in realtà, quindi una parte ovviamente anche in qualche modo appunto ottimizzata, rivista, ma fondamentalmente è la storia. E la storia anche in quella vicenda terribile che è stata la Seconda Guerra Mondiale, dal 39 al 45, dell'Olocausto. E quindi anche qui la bomba atomica svuota, spazza completamente la realtà umana, la realtà storica, in realtà minaccia di dissolvere il fondamento stesso sul quale noi siamo. Ecco, in fondo si apre proprio una nuova idea di spazio, così come in realtà abbiamo l'Olocausto come nuovo elemento sul quale dobbiamo riflettere per capire chi è l'uomo. Che cosa ci siamo venuti a fare, come vengono nella storia appunto prodotti questi fatti tremendi. E allora ecco che in questo volevo mettere proprio, lo conoscete benissimo, il secondo libro in realtà di Primo Levi, quello che riguarda il ritorno, è vero, a casa appunto, cioè la tregua in sostanza. Ecco, vedete, l'editore Einaudi in realtà mette proprio in copertina questo bellissimo disegno di Marc Chagall. È che il libro esce nel 63, è vero, e vedete che c'è anche qui questa figura che sembra librarsi nel vuoto, c'è questo senso del vuoto, è un vuoto a volte terribile come quello che appunto Levi descrive, appunto parlando del suo ritorno nella nativa Torino, con una lunghissima peripezia, anche da quello hanno fatto un film che non era male. Ancora, quando avrò adesso appreso a mettere le cose come si dice, anche dalla parte dei peggiori, anche dalla parte dei tedeschi, in realtà si sono avute distruzioni e patite, distruzioni tremende. Parlo del terribile bombardamento di Dresda, è uno degli atti gratuiti che in realtà fu fatto dagli alleati per punire una città priva di qualsiasi interesse strategico, priva di qualsiasi difesa militare. Qui siamo tra il 13 e il 15 febbraio del 1945, quindi vedete quel terribile anno che chiude. Ecco, il bombardamento di Dresda. E poi ancora vi segnalo
un testimone oculare, cioè lo scrittore americano Kurt Vonnegut, il quale scrive il famoso Mattatoio numero 5, dove proprio avete l'idea che da lì, da quel momento, da Dresda, lui era un prigioniero americano che era stato portato per caso a Dresda ed è stato testimone di questa terribile catastrofe, appunto, e in questo libro voi vedrete addirittura il personaggio protagonista, che è lui e non è lui, verrà addirittura rapito da una popolazione aliena e portato su un pianeta che non si sa dove si trovi, cioè comincia anche la fantascienza in questo tempo. Quindi anche questo è un altro elemento importante, perché appunto sembra che siano venuti in meno tutti i punti di riferimento della nostra cultura. Questo è proprio il terribile spettacolo di fuoco di Dresda, il cielo sopra Dresda in quelle terribili notti, e direi che qui possiamo dire che dell'uomo resta solo l'uomo, ecco, poi vi dirò chi è questo signore che si avvia nel nulla, ma direi che è una buona immagine davvero del dopo bomba, del dopo Auschwitz, del dopo Dresda, l'idea di essere sospesi. Ecco perché in un certo senso l'avventura spaziale costituisce una rettifica, una sorta di sublimazione o qualche cosa che passando attraverso le distruzioni porta in realtà a vivere in una nuova dimensione spaziale e in una nuova dimensione temporale. Questo è lo sfondo appunto che volevo dare ai nostri incontri. Ho chiamato questo passeggiate nello spazio perché passeggeremo, fra virgolette, con artisti che hanno recepito questi eventi o che in qualche maniera li hanno anticipati. E qui, per comprendere di che cosa parliamo, andiamo molto indietro nel tempo. Addirittura siamo a Delfi. Siamo in realtà al tempio di Apollo, vedete che c'è il mare degli ulivi sotto. Arrivo a parlarvi di Delfi in maniera un po' strana dopo aver visto la passeggiata nello spazio di un astronauta americano, perché mi interessa subito mettere in luce il pensiero di Plutarco, Plutarco di Cheronea, il grande scrittore, filosofo, uomo politico, l'autore delle Vite Paralleli, ma anche l'autore di un libro che trovo di un interesse straordinario, andrebbe proprio letto. Si chiama Il tramonto degli oracoli. Questo è un dialogo ambientato a Delfi, ricordo che Plutarco vive fra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, e ambientato a Delfi diventerà tra l'altro un sommo sacerdote di Apollo proprio a Delfi, chiudendo la propria vita. Questo bellissimo dialogo, sapete, era come dire nella memoria di Platone, no? Quindi i dialoghi platonici, scrive anche lo stesso Plutarco dei dialoghi bellissimi. Sapete che Vittorio Alfieri si era messo a studiare il greco per poter leggere Plutarco, quindi ci sono dei precedenti in questo senso interessanti. Insomma, è una figura molto carismatica. Che cosa si legge in questo bellissimo dialogo? Sono dei filosofi che parlano, dei letterati anche. Si dice che gli oracoli in realtà tacciono e si riattivano altrove. Ossia, ci si chiede perché tanti oracoli di Apollo a un certo punto non abbiano più dato nessun responso, perché ci sia come disidratata, si potrebbe dire, la linfa spirituale del Dio, ma poi questa in realtà si sia attivata altrove. Ecco, c'è questa idea plutarchea che trovo veramente straordinaria degli dei che in un certo senso muoiono e rinascono. Quindi gli dei non hanno tutti la stessa faccia in tutte le epoche, non sono fatti sempre nello stesso modo, ma subiscono proprio una sorta di evoluzione. I loro oracoli, le loro modalità tacciono e poi si trasformano in un altro modo. È come se ci fosse una sorta di morte e di reincarnazione. Vi ricordate il piccolo Buddha di Bernardo Bertolucci, no? C'erano i monaci tibetani che andavano alla ricerca del loro maestro che si era reincarnato addirittura negli Stati Uniti. Ecco, guardate, tenete conto di questo perché è importante. In che senso ci serve questo discorso? Perché un altro dei grandi interessi di Plutarco era per l'Egitto. Infatti un altro bellissimo libro si chiama Iside e Osiride. E io voglio cominciare il nostro discorso dalla dea Osiride, dalla dea Iside, scusate. Ho chiamato questo incontro la ricerca della nuova Iside. Perché? Ma perché intanto qui siamo proprio nei tempi più antichi, più remoti. Chi è Iside? Qui siamo proprio nell'ipogeo di Nefertari, tra l'altro mi è capitato di visitarlo, quindi in realtà sono questi geroglifici che risalgono al XIII-XII secolo prima di Cristo, quindi molto antichi. È la regina che si presenta alla dea Iside e che fa offerte, appunto. Quindi la regina Nefertari è quella a sinistra e la dea Iside è quella seduta. Guardate che cosa ha in mano la dea Iside, ha la chiave della vita. Perché? Perché la dea Iside, chi è la dea Iside? Ecco, per poter fare i conti con il tempo,
vi ricordo solo questo: grande madre, naturalmente, sorella e sposa di Osiride, custode delle leggi della Concordia. Ricordo che Place de la Concorde a Parigi ha questo obelisco proprio nel mezzo, e vedrete che non è per caso. Ancora, le voile d'Isis, il velo di Iside, è spesso sinonimo di natura, quindi è anche la dea natura, è la dea madre. I colori sono di Iside sono in realtà, in generale, a parte questi che vedete, quelli fondamentali della notte e del giorno, cioè del bianco e del nero. Secondo certe tradizioni, addirittura, il suo simbolo sarebbe un uovo fatto a metà, bianco e nero. È quindi il simbolo di una fertilità naturale e anche spirituale. In fondo anche qui è sulla soglia dell'aldilà, naturalmente, quindi è un aiuto e insieme anche un punto, se vogliamo, di valutazione critico per chi deve varcare la soglia dal mondo di qua al mondo di là. E ancora il mito, un mito relativo a Iside, vuole che essa abbia raccolto i pezzi dello smembrato Osiride. Forse ve lo ricorderete questo fatto, lo racconta anche Plutarco, smembrato ad opera del dio Set, che è il dio della discordia. Ora, cercando i pezzi dello smembrato Osiride su una barca di papiro, la nostra dea mente proprio riprende dal limo del Nilo i pezzi, quindi il cuore, il piede, il fallo, la testa, che guarda caso sono tutti conservati nei tempi lungo il Nilo, ma adesso non aprite quella porta, mi basta il senso naturalmente di questo rimembrare il proprio sposo smembrato, mentre fa questo esercizio molto difficile si accorge di essere incinta, cioè c'è una immacolata concezione. Questa immacolata concezione è del corpo risorto di Osiride, che risorge e fa risorgere anche il suo, si chiama Horus, cioè il risorto. Questo è proprio un dato assolutamente fondamentale. Quindi a mano che ricompone, appunto, ecco che si trova la nascita di Horus. Chi è Horus? Horus è l'androgino, è l'uomo di luce. Horus in realtà è, si potrebbe dire, l'essenza dell'umano perfetto, o l'umano fatto appunto perfetto. Ecco, è quindi colui il quale in un certo senso ha vinto lo smembramento, ha creato appunto un corpo di luce. Vedete, smembramento e rimembramento sono fondamentali. Ecco l'idea della natura che conserva, se volete, proprio queste leggi, che sono le leggi profonde con le quali addirittura si riesce a superare la natura stessa. Questo è un fatto molto importante. Ma cosa succede agli oracoli? Tacciono e si riattivano da un'altra parte. Allora ecco che anche gli oracoli della dea, o meglio i culti della dea, si trasformano. Quindi troviamo un'altra immagine, un'immagine che un po' ci sorprende. Notate che c'è sempre la chiave della vita. In realtà questa viene da Antinopoli. E qui siamo fra il 193 e il 235 d.C. Quindi è la dea che si è trasformata, la chiave è sempre lì. È una dea evidentemente che risente di altri apporti, forse ha dentro l'idea di Afrodite, forse avrà l'idea di Era, forse avrà anche, per capirci, dentro di sé altre dee che in qualche maniera l'hanno modificata e l'hanno trasformata. Ma vedete che c'è sempre la chiave. Non solo c'è questa chiave, ma addirittura in questo senso possiamo dire che le trasformazioni non finiscono. Se arriviamo al XIII secolo in Russia, la martire cristiana Giuliana porta in realtà al posto della chiave isiaca, quasi nella stessa posizione, la croce del Cristo. Vedete, questo significa che gli dei tacciono e poi riprendono in qualche modo, sempre con delle diverse appunto fattezze. Non solo. Ma allora forse di queste trasformazioni, di questi elementi, queste dimensioni appunto particolari, forse le possiamo anche trovare appunto in un altro luogo. Cioè, se applichiamo la dottrina di Plutarco nel tempo, ecco,
sentiamo chiare affinità con la religione cristiana, evidentemente, cioè la nascita del Cristo e quindi la resurrezione del Cristo. Anche qui c'è tutto un problema, lo sapete, nel rapporto col femminile, questo è un dato fondamentale, anche se si chiama San Giovanni, ma insomma comunque adesso non aprite quella porta, comunque in ogni caso c'è un problema anche lì, naturalmente. E ancora, secondo molti studiosi, Notre Dame, questa è Notre Dame a Parigi, era in origine un Iseum, cioè era un tempio di Iside, un tempio quindi dedicato alla grande dea, è vero, a Saint-Germain-des-Prés anche c'era un grande Iseum, tra l'altro si iniziò anche Elena, la consorte dell'imperatore Giuliano Flavio, lo stesso Giuliano Flavio, il cosiddetto erroneamente Giuliano l'Apostata, era un adepto di Iside e governava la Lutezia romana prima di diventare, di assurgere alla porpora imperiale. Quindi anche qui tanti elementi, ed è interessante proprio qui che ci sia qualcuno che ha stabilito che forse Pari significa Par Isis, cioè nel nome di Iside, non solo, ma forse addirittura dal greco bar, barca, di Iside. Oh, e qui cominciamo ad avere una sorta di sorpresa, perché allora significa che il giro di Plutarco è diventato lungo, naturalmente, nei secoli. Tenete conto, naturalmente, che la nostra, appunto, cattedrale è stata eretta fra il 1182 e il 1344. Naturalmente c'era un prima, questo prima è importante ricordarlo, proprio perché ha a che vedere con Iside e con la dea Iside. Allora, ancora più in là, un'altra cosa che ci può forse un po' stupire è che nello stemma araldico della città di Parigi che cosa c'è? Una barca, e cosa c'è a prua seduta sopra la barca? Una dea. Questo è lo stemma araldico di Parigi. E naturalmente, guardate lassù, la stella. Quella è la stella del Dio che verrà. È in realtà la cintura di Sirio, naturalmente, è Orione insieme, quindi c'è proprio l'idea in questo senso della navigazione che porta, riconnettendo le cose disperse, i pezzi, per capirci, di Osiride, verso questa trascendenza, verso la creazione di questo, appunto, corpo di luce. E non è un caso che siamo in età napoleonica, lo capite dalle api, tra l'altro, ma in ogni caso è proprio un emblema, la nave è proprio un emblema della città di Parigi. E ovviamente prima vi ho fatto vedere la... ecco qui. Notre Dame de Par Isis, appunto, o Navigium, la nave di Isis, o Bar Isis, cioè la nave, appunto, della dea. E però ancora un'altra cosa ci porta in realtà alla nostra grande dea, ed è il faro di Alessandria. Ecco un'altra cosa che va ricordata, anche qui siamo nell'Egitto ellenistico, appunto, e qui c'è l'idea che il faro sia appunto il luogo dal quale Iside emana la propria luce, quindi è il punto di riferimento per i naviganti, naturalmente, no? È colei la quale, appunto, come la stella, indirizza chi è per mare, naturalmente. Però c'è anche un'altra cosa che è importante. Intanto proprio il faro di Alessandria, eccolo qui, sull'isola di Faros, davanti ad Alessandria, ricordo che è stata fatta lì la famosa traduzione della Bibbia dei 70, fra l'altro, cioè un luogo particolarissimo, fra l'altro anche nella storia della nostra cultura. Alessandria, la grande metropoli dell'antichità, si potrebbe dire proprio la sintesi della cultura antica, naturalmente, tardo-antica, e insieme anche della cultura orientale, veramente il nodo fra Oriente e Occidente, dove? Nella grande biblioteca di Alessandria e nel grande museo di Alessandria. Ecco, queste sono altre cose che vanno ricordate. Isis Faria, cioè l'isola, appunto, che dà fra l'altro il termine faro, il sostantivo che noi abbiamo viene da quello. Addirittura Baltrusaitis sostiene che dietro quel Faros ci sarebbe addirittura il faraone, ma io non lo so. In ogni caso, il punto essenziale è che il nome dell'isola è quello, appunto, e noi usiamo il termine faro proprio per questo. Il faro quindi è simbolo di Iside, non solo è simbolo di Iside, ma è simbolo della cultura
Alessandrina. Il faro in realtà è stato poi distrutto da due terremoti, quindi non lo abbiamo. Sappiamo però che era una delle meraviglie dell'antichità, questo lo ricordiamo proprio anche dalla scuola. E questo per dire che cosa? Che proprio a Parigi c'è uno strano faro, la Torre Eiffel, e sono due. Parisis, e poi guarda caso, per la esposizione universale, che tra l'altro è anche un momento di celebrazione della Rivoluzione francese, viene costruita proprio la Torre Eiffel. La Torre Eiffel è proprio in questo senso una ripresa del faro di Alessandria e di Parisis, cioè è come sposare in un certo senso il senso proprio della dea che manda la propria luce. Vedete, è Alessandria che si è trasformata in Parigi, è il grande faro che si è trasformato nella Torre Eiffel, è Iside Egizia che è diventata Notre Dame de Parisis. Questi sono tutti i legami, gli elementi essenziali che aprono anche una visione completamente nuova su quello che noi abbiamo sempre avuto sotto gli occhi, ma non abbiamo mai avuto forse la pazienza di capire perché è stata fatta proprio quella cosa che tutti quando diciamo Parigi, ah, la Tour Eiffel, ma chi pensa a Iside in realtà? Non faccio quell'appello stupido che non serve a niente a dire alzi la mano, chi sa, non mi importa niente, adesso però lo sapete, non solo, ma dietro c'è ovviamente la cultura massonica che a Parigi ha un punto di riferimento essenziale, ha in Iside come simbolo un elemento essenziale. Dunque Parigi, la nuova Alessandria, il Louvre, il nuovo museo, la Biblioteca Nazionale, la nuova Biblioteca di Alessandria. Questa è l'idea, la città porta dentro di sé profondissima proprio questa storia, per capirci, quasi in forma, si potrebbe dire, di vera e propria reincarnazione. Ecco, è questo che mi interessa. Guardate, la Tour Eiffel è stata costruita dall'ingegner Gustave Eiffel, che siete stati in cima, avrete visto in una discutibile riproduzione in cera, insieme a Thomas Alva Edison, cioè un americano, ma qui torneremo poi. Perché? Ma perché l'ingegnere Eiffel ha fatto anche un'altra cosa, anzi l'aveva già fatta, quando in realtà è stata costruita la torre che porta il suo nome. Siamo fra il 1887 e l'89, vi dicevo, il centenario della Rivoluzione francese. Anche qui, per chi interessa, una bellissima monografia sulla presenza di Iside nella cultura tardo-antica e occidentale è di Baltrusaidis ed è proprio la ricerca di Iside, grande studioso di storia dell'arte, la trovate da Adelphi, bellissimo appunto, bellissimo libro. Allora a questo punto abbiamo tutti questi fondamenti e abbiamo finalmente il volto di colui il quale dobbiamo proprio mettere in un certo senso a compimento di questa vicenda di cui parliamo, cioè Marcel Duchamp. Cosa ha a che fare con Parigi? Beh, tantissimo. La verità è che nasce in Normandia, nasce a Blainville e nasce nel 1887, guardate, proprio mentre stavano costruendo, fra l'altro, la Tour Eiffel. Nasce da una famiglia borghese, una famiglia benestante, il padre è un notaio, che ha 7 figli, tra figli e figliastri. Tra l'altro, proprio fra questi 7, Marcel diventerà una celebrità nell'ambito dell'arte, diventerà una celebrità anche Suzanne Duchamp, cioè la sua sorellina minore, con la quale ha avuto per tutta la vita un rapporto addirittura di simbiosi formidabile. Fin dall'infanzia pare che la mamma fosse una donna molto fredda, in realtà molto distaccata, quindi forse i figli per questo hanno sviluppato anche più calore tra loro. E anche ricordo che la famiglia si gioverà di altri 2 formidabili protagonisti dell'arte del Novecento, cioè uno che era in realtà un fratellastro del nostro Marcel, dopo vi faccio vedere, e che prenderà il nome di Jacques Villon, anche questo non è casuale, e un altro fratello a tutto tondo invece di Marcel, cioè Raymond Duchamp Villon, 2 protagonisti della vita culturale parigina già nel tempo precedente la Prima Guerra Mondiale. Già, perché cosa succede? Beh, succede che Marcel ha la possibilità di fare quello che vuole,
a un buon liceo, tra l'altro, quindi ha solidi fondamenti della cultura classica, studia anche il tedesco, anche questa è un'altra cosa che va comunque ricordata, quindi un uomo colto, un uomo che a un certo punto comincia a interpretare anche la pittura in modo intanto particolarmente facile, quindi ha una sua mano immediatamente felice, e quindi questo si segnala già ai familiari. E poi è come se avesse una sorta di familiarità con la pittura molto grande, proprio come se la pittura fosse qualcosa che era dentro, che si portava dentro in qualche modo, e quindi che oltrepassava la dimensione mimetica, cioè imitativa, della realtà esterna. Comincia a dipingere dal 1902 e dal 1904 si trasferisce a Parigi, dove a Parigi si sono già trasferiti i suoi due fratelli più grandi, appunto Jacques Villon e Raymond Duchamp Villon. Intanto, guardate, anche la sorella si chiamerà Suzanne Duchamp Villon. Perché? Perché Villon è il grande poeta del Cinquecento francese, colui il quale appunto vive all'interno della corte dei miracoli, colui il quale in realtà viene considerato un po' l'iniziato, si potrebbe dire, ai misteri di Notre-Dame de Paris, colui il quale in qualche modo sente o percepisce proprio la storia della città in profondità. Sappiamo poco in realtà della sua vita. Nasce forse nel 1431-32, muore nel 1463, quindi siamo appunto nel XV secolo. E però in casa Duchamp diventa il cognome che si aggiunge, come voler trovare un aggancio proprio col ventre di Parigi, con una tradizione che a Parigi si diceva anche degli argotieri, quelli che parlavano l'argot, cioè che parlavano quella lingua fatta di simboli, di segni strani, e che usavano proprio per poter comunicare senza essere capiti dagli altri. Ecco, spesso i fratelli Duchamp useranno tra loro questo strano argot, e nelle loro opere stesse vedremo proprio emergere strane presenze, ambiguità di tutti i tipi, che proprio si ritrovano nella tradizione dell'argot parigino. Pensate per esempio che c'era un grande dizionario a Parigi delle insegne. Quasi tutti abbiamo nell'idea, nella memoria, per esempio, un albergo o un ristorante che si chiami Il Leon d'Oro. È una cosa che si sente spesso. È in realtà originato da un gioco di parole, perché significa quel Leon d'Or, o li on dorm, cioè si dorme nel letto, oppure o lie u on dorm, cioè nel luogo dove si può dormire. Quindi è come se in questo senso ci fosse nella figura del leone l'idea di veicolare questo elemento. Anche per esempio un'altra insegna era una O grande e una K sbarrata. Quello significava O grand K barré, cioè O grande K barrata, che significa al grande ritrovo. E quindi anche in questo senso, vedete, Parigi era piena addirittura di questi elementi disseminati ovunque. L'argotiere, che spesso si dirà argonauta per assonanza, è colui il quale naviga in queste dimensioni strane, ambigue, in cui emergono proprio elementi curiosi e ammiccamenti. Ecco, Marcel tutta la vita sarà un argotiere, e il suo modo di concepire l'arte sarà sempre di questo tipo. Infatti anche qui altre cose che possiamo vedere dopo il trasferimento a Parigi: è un uomo che fa quello che vuole. Tra l'altro il padre aveva destinato una somma ad ogni fratello, quindi ognuno si gestiva la propria vita come voleva, indipendentemente dal futuro, dal trovarsi o meno un mestiere. Ecco, questi sono alcuni dei primi momenti in cui si vede che nella sua pittura c'è una forte traccia di Paul Cézanne, c'è una forte traccia di Henri Matisse, e questo tra l'altro porta un curioso titolo, perché è Il ragazzo e la ragazza in primavera, ed è del 1910. Noterete che
fra il ragazzo e la ragazza, che in realtà si stenta un po' a riconoscere l'uno l'altro, ricordate la sorella appunto Suzanne, c'è questa specie di bolla interna dove si vede venire fuori un omino, è lo stesso Atanor degli alchimisti, da cui in realtà nella congiunzione degli opposti sarebbe nato proprio l'uomo di luce, quindi è molto precoce in Duchamp anche questo discorso del riunire il disperso come riunione anche dei sessi, come rapporto fra i sessi, e questo è un dato importante che noi ritroviamo già nella sua vita, proprio in termini, si può dire, adolescenziali. Prime sono qui, eccolo qui in una fotografia insieme ai fratelli, Jacques Villon, che sarà grande pittore, quello con i baffi, e invece l'altro, Raymond Duchamp Villon, scusate, quello con la barba, i baffi, quello solo con i baffi, appunto, e l'altro fratello. È un momento fervidissimo. Perché? Ma perché qui si sta elaborando il linguaggio dei cubisti, qui c'è stato il linguaggio naturalmente dei Fauve, quindi è una Parigi piena di idee, ma soprattutto è una Parigi che il nostro Marcel proprio interpreta, lavorando fra l'altro come bibliotecario alla Biblioteca di Saint-Geneviève, una delle più fornite proprio di questi testi esoterici, e tra l'altro nella quale venivano e vengono conservati proprio questi reperti, qui se lo vedete in un disegno del XVII secolo, sono le mani di Iside, o mani isiache, o anche mani geroglifiche. Di questa mano strano di Iside se ne trovano tante tracce anche nell'antichità. È una mano che, guardate, si giova di tutti gli oggetti possibili, sa rimettere insieme, guardate, c'è una lira, poi ancora vediamo una roncola, poi ancora sotto degli altri una tartaruga, guardate quanti sono i simboli che vengono messi insieme. Ecco, questa mano di Iside, insieme all'idea del Parisis, Marcella fra proprio sua, e si occupa di tutto, quindi interessi appunto di questo tipo, diciamo non nella cultura ovviamente tradizionale, interessi per la pittura di avanguardia, interessi per il Museo del Louvre, è ovunque, è un tempo di studi matti e disperatissimi anche quelli, sono sudate carte anche queste naturalmente, anche se lo fa andando per esempio a nuotare, cosa che allora non si faceva molto, oppure a giocare a biliardo, ma ha la possibilità di mantenersi senza dover render conto a nessuno, e quindi lavora così, si forma in questo modo, con questa grandissima appunto libertà. I fratelli ovviamente lo supportano, sono anni nei quali tra l'altro nel 1911 conosce Francis Picabia, che sarà un suo grande amico insieme a Marey per tutta la vita. Conosce anche Guillaume Apollinaire, ecco, e quindi conosce Picasso, che tra l'altro abita già lì, conosce naturalmente Georges Braque, conosce Fernand Léger, Henri Matisse, cioè è un momento d'oro in cui, per capirci, la mano di Iside la adoperano tutti, perché tutti adoperano una pluralità di oggetti, e anche Marcel fa esattamente la stessa cosa con i suoi oggetti. In più si occupa di meccanica. Aggiunge quindi a questi interessi che sarebbero quelli umanistici, addirittura proprio progetta delle macchine completamente inutili insieme a Picabia, che ha proprio avrà, perché questa in realtà è una fotografia del 23, ancora non erano così belle, la passione per le automobili. Anche questa è un'altra cosa particolare. Vedete, modernità e antichità non si escludono, anzi c'è in questo senso proprio in Marcel uno stranissimo modo di concepire la forma, come se fosse capitato qualche cosa di particolarissimo all'arte e anche al mondo. Guardate, questo dipinto si intitola La sposa. Allora chiediamoci in realtà che cosa vuole il nostro Marcel. Siamo nel 1912, qui sentiamo ovviamente un'influenza da Picasso, sentiamo una forte influenza, diciamo pure dal cubismo. Ricordo che gli inizi del cubismo sono nel 1907, quindi adesso qui siamo già piuttosto in là. Guardate com'è strana la questione, cioè sembra davvero che questa sposa, la grande madre, sia stata meccanizzata, sia stata portata all'interno di una dimensione tutta cerebrale, si potrebbe dire, e infatti questo è appunto
essenziale, ossia Marcel riceve proprio delle forti, forti suggestioni dalla teosofia. Ricordo la Madame Blavatsky, Elena Blavatsky, appunto la fondatrice del movimento teosofico, della società teosofica, che nel 1877 aveva pubblicato due volumi intitolati Iside svelata. Vedete che torna la grande idea. Non solo, spiegando le trasformazioni di Iside, ma altre suggestioni vennero a Marcel, al giovane Marcel, tra l'11 probabilmente e il 12, dalle conferenze di Rudolf Steiner, l'antroposofia che viene annunciata da Steiner, il quale poi si libererà della, in realtà, appunto, teosofia e andrà a finire e a fondare, anzi, un proprio movimento che è l'antroposofia. Che cosa sente in realtà Duchamp da Steiner? Che il corpo fisico maschile ha un doppio in un corpo etorico femminile e viceversa, ed ecco l'idea del riunire gli opposti. Ma sente un'altra cosa importantissima, cioè l'idea che in base a una certa dottrina evolutiva una sorta di inversione di polarità si era manifestata, ossia la garante Iside della riunione del disperso era essa stessa stata nel tempo presente dispersa, cioè aveva preso il posto di Osiride, si era smembrata. Ora, questo è un discorso che può apparire un po' bizzarro, ma se noi pensiamo in realtà agli sviluppi della società occidentale è relativamente bizzarro. Perché? Ma perché questa dottrina aveva una sorta di verifica esteriore proprio nel soccombere della natura all'industria, e questo era un dato di fatto nel corso di tutto il XIX secolo, ancora nel prevalere già allora dell'artificiale sul naturale, dello sfruttamento della natura da parte dell'uomo, come se in un certo senso la natura finisse per risultare realmente meccanizzata, chiusa dentro un ingranaggio, come potrebbe essere dentro ad un motore. Il mondo degli oggetti, il mondo meccanico, e questo in una città grande come Parigi, aveva preso quindi il posto della natura, ne diveniva quasi, si potrebbe dire, il sepolcro, cioè il corpo smembrato che doveva essere fatto risorgere in qualche maniera, cioè una metamorfosi di Iside nel tempo presente era lo sparire della natura, il crearsi di una società totalmente meccanizzata. Dove cercare la dea che era sparita? Questo è il punto importante. Questo sembra essere proprio il punto che il nostro Marcel si pone. Attraverso la sua assenza, attraverso cioè il pensiero, come se la dea che non è più apparente, che non è più nella natura, fosse diventata un vuoto, una sorta di luogo meditativo, si potrebbe dire quasi di carattere buddista. Quindi è l'assenza, in realtà, di Iside. Il tempo in cui il nostro Duchamp debutta è proprio questo qua. Un tempo in cui lo spazio tende a inglobare meccanicamente la natura. Iside a questo punto poteva essere solo pensata. E qui Marcel, a sua volta con grande finezza, comincia a elaborare una sorta di erotismo mentale, che anche questo è davvero interessante, fra l'altro. Cioè, per esempio, ebbe una quantità di rapporti, era anche un bel ragazzo, tra l'altro, con donne, con ragazze, ma senza mai pensare di stare con una sola. Senza pensare al possesso, né di possedere né di essere posseduto, e mettendo sempre alla base di qualsiasi rapporto l'intellettualità, cioè l'amicizia. Questo è un dato straordinario, fa venire in mente Nietzsche quando diceva che dovrebbe fondare il matrimonio su qualcosa di più serio dell'amore. Ecco, adesso non voglio andare troppo da quella parte, però l'idea è quella della attrazione intellettuale. Guardate, è un punto secondo me fondamentale su cui riflettere, cioè è importante l'amicizia, l'intesa. Poi c'è anche l'aspetto erotico, ma l'erotismo porta dentro di sé tanti elementi, anche la discussione, anche il confronto, anche la ricerca insieme, la lettura insieme, lo scambio delle opinioni. Tutto questo è eros, è questo che il nostro Marcel cerca
nella donna. Rapporti, si potrebbe dire, lievi ma non disimpegnati. E verrà chiamato infatti dai suoi amici proprio lo scapolo. Perché? Perché teorizza proprio questa idea di essere in relazione alle donne senza possederle e senza esserne posseduto. Questo è il dato importantissimo. Questo legame, questo rapporto, in un certo senso, genera energia. Più è possibile avere questo tipo di rapporto, più ci si sente in realtà energizzati, cioè in realtà l'erotismo diventa un progetto, non è qualcosa che si esaurisce soltanto in un rapporto sessuale, ma in un certo senso ricomincia e deve ricominciare sempre da capo. Questo è un fatto davvero interessante, credo anche in termini proprio di civiltà. Ora, questo infatti significa che in un certo senso proprio, dopo raccogliamo lo smembrato qui ai miei piedi, dicevo, e questo significa in realtà che la vita viene giocata in maniera estremamente seria e è interessante vedere che in questo gioco della vita Marcel mette il gioco degli scacchi. Il gioco degli scacchi, questo è un altro dipinto dello stesso anno, Giocatore di scacchi. Che colori sono i colori fondamentali degli scacchi? Il bianco e il nero. Quali erano i due colori di Iside? Il bianco e il nero. Il gioco di attrazione e repulsione dei pezzi. È come se si dovesse imparare a usare gli oggetti come i pezzi di una scacchiera, usare la propria vita come se si trattasse di questo gioco, stranissimo gioco, mobilissimo e fermo. Tutta la vita diventerà uno scacchista, addirittura un rappresentante della nazionale francese di scacchi. Quindi gli scacchi per lui avevano un elemento decisivo proprio, è qualche cosa che lo estasiava, e se voi ci pensate sono proprio frutto di un rapporto mentale, anche con l'avversario, regole condivise e oggetti che si spostano sopra questa scacchiera. Ecco, questo deve essere l'idea, ma quale mano muoveva quella scacchiera? La mano isiaca. Se adesso andassimo a rivedere gli oggetti e mettessimo al posto degli oggetti sulla mano isiaca le pedine degli scacchi, se mettessimo la torre, l'alfiere, avremmo l'equivalente. Quindi bisogna saper giocare a scacchi col mondo diventato tutto oggetto, quindi saper muovere gli oggetti. In questo senso è evidente che la sua visione dell'arte diventa quasi paradossale. Perché? Perché nella visione dell'arte di Duchamp si comincia a pensare che la vera arte sia invisibile, che cioè l'arte retinica sia un'arte che deve essere superata, e questo non lo pensa nessun altro al di fuori di lui. Ecco la sposa, ecco i giocatori di scacchi, ecco addirittura un dipinto diventato famosissimo, cioè il nudo che scende le scale. Lo rappresentava e lo diceva essere una rappresentazione statica del movimento, cioè in realtà una contraddizione in termini. Esposto nel 1913 a New York, ha un eccezionale successo. Non viene esposto a Parigi perché? Perché non è né cubista né futurista, è una cosa di mezzo. E infatti questa cosa di mezzo Marcel la sceglierà sempre. Addirittura comincerà a pensare, ma se io faccio un quadro che è come un oggetto, allora anche un oggetto può essere un quadro. Allora posso muovermi da argotiere, per capirci, in modo un po' speciale, posso cominciare a giocare a scacchi con la realtà, magari passando da un pasticcere, vedendo una macinatrice per il cioccolato, vedere che in questi strani rulli ci sono gli elementi stessi della poetica cubista, o c'è la scomposizione dei piani di Picasso, oppure addirittura posso riflettere usando proprio gli oggetti di tutti i giorni, la ruota di bicicletta, ma come li adopero? Questo è il punto importante. Ogni oggetto in realtà, se voi ci pensate bene, è un corpo assente. Se io mi tolgo gli occhiali e guardo questi occhiali, qui io vedo le orecchie che mancano, qui io vedo il naso che manca. Attraverso le lenti io vedo la mancanza degli occhi. Non solo. Pensate agli oggetti più normali, le scarpe che avete nei piedi, quando le togliete non sono dei corpi assenti, non sono dei piedi assenti, il cappello quando me lo tolgo non è una testa assente, e quando vado a casa a mangiare col cucchiaio, il cucchiaio non è una bocca assente, e la forchetta non è un insieme di denti assenti, e in realtà, maledetto no, l'hanno fatto molto meglio,
quello su cui siete seduti, lo dico con molto rispetto, ma siamo tutti in una barca, sono i vostri glutei, no? Sono glutei assenti, cioè c'è una magia negli oggetti, c'è una dimensione da argotiere nel sapere guardare le cose. Guardate, qui l'oggetto è lo sgabello che è inutilizzabile perché non mi ci siedo più, la ruota è addirittura messa a rovescio, quindi rispetto alla terra non fa più nessun movimento, e in più anche curiosamente i raggi sembrano essere la scomposizione del nudo che scende le scale, portate all'interno di un oggetto quotidiano. Con questi oggetti Marcel veramente coabitava, cioè tutto il tempo della vita lui li ha avuti intorno a sé come dei supporti meditativi. Questo è il punto importante, li chiamerà ready made, cioè già fatti, perché in realtà sono fatti, ma in realtà non vengono percepiti come fatti, ma sono delle assenze, si potrebbe dire, della loro funzione, cioè non funzionano. E in questa non funzionalità dell'oggetto sta il mio pensiero che si deve sviluppare. Questo è il dato. Quindi è come se fossero delle icone da meditare quotidianamente. Non solo, ma questo discorso degli oggetti assenti, nel famoso scola bottiglie, un'altra versione, qui siamo fra il 1912 e il 1913, vedete anche qui, manca sempre la bottiglia, quindi quelle che dovevano essere infilate, quindi l'oggetto diventa una specie di ombra, di elemento problematico in un certo qual modo. Nel 1912 va a Monaco di Baviera, dove vede un dramma mistero di Rudolf Steiner, e in questo dramma mistero vede un portato sopra al palcoscenico un vetro trasparente. Era un'idea di Steiner per far comprendere che in realtà con i colori l'impulso del Cristo, come lo chiamava, sarebbe nuovamente ridisceso verso la terra, avrebbe cioè completato quella dimensione isiaca assente di cui vi avevo detto. Ora Marcel in realtà, dopo aver visto questo strano altare trasparente, concepisce questo suo vetro trasparente che ha un nome, perché anche i titoli cominciano ad avere veramente un regime singolare, cioè si chiama apparato scorrevole contenente un mulino ad acqua in metalli vicini, 1913-1915. Guardate che all'interno c'è effettivamente una ruota, ma questa ruota deve essere mossa dal pensiero, chiaramente non è una ruota meccanica, questa trasparenza è in fondo la presenza del pensiero a se stesso. E poi comincia a pensare allora di dipingere degli stampi di oggetti, e questo li chiama nove celibi, come era lui. Sono in realtà proprio degli stampi che si adoperavano nell'industria per poter produrre gli oggetti di consumo quotidiano. Anche qui sempre il vuoto, andare a cercare e interrogare l'oggetto come un vuoto. Mentre fa queste prove però scoppia la Grande Guerra, 1914, naturalmente viene riformato dall'esercito, lascia l'Europa e va a New York, dove è folgorato dalla città. Beh, perché? Perché questa è una scacchiera meravigliosa, perché questo è un mondo in realtà fatto tutto di oggetti, in realtà hai voglia corpi assenti. La grande mela è in fondo proprio il corpo assente per antonomasia, e comincia a pensare quindi di doversi immergere in questo mondo, di voler dialogare appunto con questi oggetti. Ha una sua passione particolare per Charlie Chaplin, una sua passione avrà per Buster Keaton, curiosi personaggi anche qui del cinema muto. La cosa interessante comunque è che questi sono i negozi di Parigi, e questo è proprio lo studio di Marcel a New York. Ecco, vedete, proprio l'idea di coabitare con questi oggetti come fosse un monaco, per capirci, no? Quindi bisogna cercare di sforzarsi, di tendere oltre questi oggetti stessi. Ancora concepisce altri ready made, prima di un braccio rotto, questo qui che è una pala per la neve, naturalmente a volte c'è anche molta ironia proprio, oppure quest'altro con rumore segreto, perché non sapremo mai che cosa c'è dentro quel rocchetto di filo, ma è qualcosa che ci inquieta, è qualcosa che ci porta a riflettere, a pensare. Oppure, ecco qui, il famoso orinatoio, che sembra un dito nell'occhio di qualcuno, e invece voi lo dovete vedere nel modo giusto. Questo è in realtà un utero di ceramica, ossia è
la grande madre che è diventata vuoto. Questo è un linguaggio da argotieri. È quel vuoto di pensiero, vuoto di forma in realtà, che non ha niente di polemico, ma diventa proprio, e il titolo sarà Fontana, paradossale naturalmente perché è veramente un orinatoio, ma guardate qui, è anche un gioco sottilissimo proprio con una forma che sembra volgare, e volgare non è per niente. Ancora lo vedete qui per le strade di New York, addirittura riproporsi moltiplicato, come se l'identità fosse anche questa un elemento quasi di commercio, appunto, è lui stesso naturalmente, e poi usa questi attaccapanni, per esempio un apribottiglie, come se fossero delle ombre, vedete, questo si chiama solo tomb ed è un vetro, perché lavora sempre sull'oltre, l'oggetto è sempre una soglia meditativa per andare oltre, oltre c'è la grande idea da qualche parte, oltre c'è una ricongiunzione che si avrà più avanti, addirittura nel 1918 va fino a Buenos Aires con la compagna di allora e concepisce questa stranissima cartolina, che non è più che una cartolina in cui sembra di vedere l'infinito da un lato e questa strana forma geometrica, come se fosse pensiero e natura, per capirci, legati in una dimensione equivoca, si potrebbe dire, vedete, tecnica da un lato e dell'altro, priva sembra, almeno così, di un significato al quale possiamo riportare l'operazione. Ma è proprio New York che gli è entrata dentro, è proprio New York, è proprio l'America il sepolcro di Iside, anche perché quando ritorna a Parigi trova questa Europa. Hai voglia a Iside completamente cancellata, è cancellata la natura, è cancellata l'Europa. E questo è un fatto terribile, tanto terribile, che è proprio questo il tempo nel quale nel 1919 concepisce quella famosa Gioconda coi baffi. Anche qui si potrebbe stare fino a domattina a parlarne, sotto c'è un gioco da argotieri, tipo Oli Uon Dorm e via discorrendo, cioè quello, e lo dice lui, è una battuta molto spinta sulla Gioconda, perché significa è la chaude au cul, che significa in modo un po' forte che ha voglia di far l'amore. Quindi curioso questo veramente sarebbe degno di un Villon come gioco di parole naturalmente fra gli argotieri, fra l'altro lo manda proprio al poeta Louis Aragon. Poi c'è questa idea del doppio, voi sapete che anche in Leonardo c'è la Mona Lisa, sarebbe il femminile quanto c'è in questo di Leonardo, proprio della riunione nel pensiero dell'elemento maschile e dell'elemento femminile, è quasi caratteristico proprio della poetica leonardesca. Lo chiama quadro Dada perché intanto durante la guerra c'è stato il dadaismo che ha azzerato in qualche maniera il linguaggio dell'arte e quindi si sente un po' in sintonia. Ecco, tutto è distrutto, tutto è devastato. Guardate, nel 1919 riprende il transatlantico per New York. Che ne è stato allora della chiave della vita? Se questo era l'emblema di Par Isis. Che strano, questa fiala di liquido vista nella vetrina di una farmacia che chiamerà Aria di Parigi. Con molta pazienza da argotieri andrebbe presa, girata e messa dentro l'orinatoio e vedreste che combacia perfettamente. Allora Iside è aria di Par Isis, è mente. Si è trasformata tutta in mente. Vedete, sembra sempre che ci sia la provocazione, vuol fare. No, invece c'è un rigore estremo, anche se io potrei anche equivocare se non seguissi un filo, eppure questo filo è sempre presente, vedete? Sembra proprio una chiave della vita diventata puro pensiero. Poi è il momento della grande negatività, in realtà concepisce questa finestra chiusa con del cuoio e la chiama Fresh Widow,
con l'idea che sia la un fresh widow significa una vedova da poco, ma sembrerebbe essere French window o French widow, cioè il lutto in realtà per l'orrore che si era manifestato durante la guerra, la chiusura è questo, lavora delle porte completamente inutili fra due ambienti, per esempio, cioè è come se andasse proprio a cercare sempre l'ineffabile, il puro pensiero, ancora addirittura emette dei buoni per la roulette di Monte Carlo con il suo volto, è il momento della massima dispersione, addirittura fa dei, vedete, gratuiti, sembrerebbe biglietti da viaggio. E ancora, vous, pour moi, col punto interrogativo, voi per me, cioè siamo qui a un azzeramento e a un gioco di scacchi con gli oggetti tremendo, cioè siamo arrivati forse proprio al punto più basso, alla dispersione più bassa. Ecco, e qui c'è il legame, questo è lui, con la sorella che sembra veramente il suo doppio. Non solo, questa è Suzanne Duchamp e questo è Marcel vestito da donna, perché c'è un gioco, addirittura progetta nel mondo americano un profumo che chiamerà la Belle Lei col suo volto, anche qui altri elementi ironici, ma sempre con l'idea di riunire gli opposti, e poi lavora a questo famoso La sposa messa a nudo dai suoi celibi anche. Un'opera che si porta dietro in America e che comincia a pensare nel 1913 e che lascerà nel 1923 completamente così come voi la vedete. È un altare trasparente dove sotto si vedono quegli stampi che avevo fatto vedere prima, la macinatrice per il cioccolato, se guardate poi bene c'è anche il mulino ad acqua di quella prima che avete visto, e sopra è proprio Iside, cioè è la sposa celeste, la sposa messa a nudo dai suoi celibi, cioè solo i celibi vedono la sposa, perché sono coloro i quali ne interpretano il vuoto, cioè sono il vuoto della sposa, e attraverso il vuoto della sposa comunicano col nuovo volto di Iside. Questo è uno delle opere in parte dipinto che rimane, come le Demoiselles d'Avignon di Picasso, inconcludibile, perché non è un'opera che possa essere portata a termine, possa essere portata a compimento. Celebra proprio la trasparenza, si potrebbe dire, del pensiero a se stesso, come se dalla parte degli stampi si arrivasse a una dimensione più alta, ulteriore, assolutamente ineffabile. Gioca veramente a scacchi, eccolo qui con il suo amico Marey, giocare a scacchi, si dedica agli scacchi, anzi dice a un certo punto che dell'arte non ne vuol più sapere, in realtà lavora certi strani rotorilievi che sono come dei dischi rotanti dai quali appaiono delle dimensioni che oggi forse rimarrebbero di nessun interesse, una volta sembrava che facessero vedere proprio ciò che era invisibile in sostanza, sono con Marey, quindi dei meccanismi anche questi inutili, di andare oltre il visibile, dentro al visibile, e poi miniaturizza tutto se stesso, come se si trattasse di pezzi di una scacchiera. Guardate, questa famosa scatola valigia, fatta nel 1941, porta dentro tutto, la macinatrice, il grande vetro, l'orinatoio, l'aria di Parigi, il nudo che scende le scale. Vedete che è fatto proprio come se si trattasse di pezzi di una scacchiera, di un gioco che è il suo stesso pensiero. E poi però è andato là perché? Perché questa è la grande dea, perché la statua della libertà è Iside. Ed è stata fatta prima della Torre Eiffel, tra l'altro, ed è proprio, fra l'altro, la parte in ferro di sostegno l'ha fatto l'ingegner Gustave Eiffel. Quindi è un legame transatlantico, si potrebbe dire, di Iside, Parigi-New York, potremmo dire in questo senso. E Marcel si fa, vedete, con la stella, ricordate la stella, vi ho detto, di Iside che cercava le parti smembrate, guardate come tutto ritorna, proprio qui nella parte della fontanella, cioè dove per capirci il pensiero si è chiuso, ma dove dovrebbe in realtà riaprirsi, come in una seconda nascita. E l'America diventa questo, non solo, ma Marcel decide anche di fare il gallerista. Collabora con Peggy Guggenheim alla galleria prima a Londra e poi, dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, a New York nella 57ª strada.
Art of this Century. E infatti, dopo aver lavorato alcune esposizioni dadaiste e surrealiste, ricordo che nel 24 André Breton lancia il manifesto del surrealismo, ed avere veramente fatto il mercante, perché essere diventato parte di me stesso, cioè in qualche maniera essermi integrato e attraverso questa riflessione sul soggetto, l'oggetto assente, aver preso consapevolezza di che posso fare qualsiasi cosa, da artista posso anche fare gallerista, posso anche fare il mercante. Ecco il senso di quei biglietti, ecco il senso anche di quella appunto dei buoni della roulette, perché anche il mercato diventa parte integrante dell'opera. E quindi non c'è niente di male anche a commerciare nelle opere d'arte. Guardate, diventa l'impresario in America di Constantin Brancusi, per esempio, diventa l'impresario di Vasily Kandinsky. E quello, se guardate bene, quello laggiù in fondo è un bellissimo dipinto che si chiama La Russa agli asini di Marc Chagall. E queste impossibili corde che impediscono di entrare sono proprio opera sua, perché qui ancora c'è sempre il paradosso dell'assenza, c'è sempre l'impedimento, c'è sempre questa dimensione del mentale o del puro mentale. E ancora sempre, qui siamo in casa di Peggy Guggenheim, Marcel è il secondo in alto da sinistra, quello di destra lì è Piet Mondrian, il grande pittore olandese, quello dell'astrattismo, per capirci. Ancora, Peggy Guggenheim è quello, saltiamo uno coi baffi, Peggy Guggenheim, quello che è davanti è Jimmy Ernst, cioè il figlio di Max Ernst, che al momento era il marito di Peggy Guggenheim e che siede lì, il primo a sinistra nella seconda riga. Ancora al centro, André Breton, il papa del surrealismo. A destra, Fernand Léger. Gli altri sono protagonisti o deuteragonisti, naturalmente, e sono a New York perché sono scappati dalla Europa e da Parigi in particolare, invasa dai nazisti. Quindi ricomincia però proprio nel nuovo mondo, in questa dimensione che sarà la galleria stessa di Peggy Guggenheim, un gioco a scacchi. Questo in realtà è il Rockefeller Center, ma vedete, New York è proprio il fondamento, si potrebbe dire. Ed è mentre sta là che arriva la bomba atomica, che sembra essere la definitiva sparizione di Iside. Pensate, se era sparita dopo la prima, immaginatevi dopo la seconda guerra mondiale, dopo gli eventi che vi ho ricordato, Hiroshima, Nagasaki, Dresda, Auschwitz. Dov'è finita Iside? È possibile recuperarla? Ecco, Marcel riflette su questo, non torna subito in Francia, subito dopo la guerra, non ha partecipato alla resistenza, è una specie di posizione, si potrebbe dire, di partecipazione, ma anche di indifferenza. In fondo era sempre lì e altrove, quindi anche il suo essere della storia è molto particolare. Vedete, è un uomo che un po' sconcerta, perché ha questo volto glaciale, nonostante appunto il fumo della pipa. E allora qui comincia veramente a riflettere su una definitiva metamorfosi dell'origine del mondo, l'ho messa apposta. Nel 1954 sposa Tini Sutter, che era stata la moglie del figlio di Matisse, e la sposa solo quando lei non può più aver figli, perché non vuole un matrimonio procreativo. Guardate, questa era una cosa che nel mondo antico facevano i filosofi sposavano, lo fece anche Porfirio, le vedove. E quindi è una cosa molto antica in realtà. Qui si sviluppa veramente un legame erotico ma stranissimo, perché Marcel nel 54 comincia a realizzare queste sculture che chiama foglie, sono dei sessi femminili, lo vedete, e non solo. Questo è il suo regalo di nozze, si chiama Pungolo di Castità. A proposito di un attaccapanni o di quello che volete, nel senso che è proprio come se avessimo una sorta di trasformazione completa dei sessi stessi, che diventano puro elemento mentale. Dirà esplicitamente: vorrei un pensiero e un'arte che sia come la vagina che riceve il pene. Quindi è proprio la trasformazione completa dell'elemento materiale nell'elemento mentale, è un erotismo sottilissimo, è un erotismo sottilissimo. E lo si capisce benissimo che ha pensato sempre a questo, perché, guardate questa immagine, arrivo, sai, 2 minuti ho finito,
nel 1963 a Pasadena tiene una mostra, guardate come si fa a fotografare, sta giocando a scacchi con una donna nuda di cui non vediamo il volto, sullo sfondo c'è il grande vetro e tutto intorno ci sono i suoi ready made, cioè tutta la vita ha giocato a scacchi, in tutti i modi, e ha giocato a scacchi con l'idea, e questo è il punto interessante, che si possa a un certo punto, attraverso questa dimensione mentale, riunirsi e forse generare un altro corpo. Intanto curioso il fatto che nella sua biografia, questa è una piccola statua della libertà che si trova a Parigi, vedete il rapporto proprio, come, cosa possiamo dire, Alessandria alle spalle, le metamorfosi, poi Parigi, poi New York, naturalmente, il tutto insieme, mettendo le cose insieme. Fino a questi disegni, che sono tra gli ultimi, dove guardate la perfetta fusione fra maschile e femminile, in realtà c'è una specie di segreto che nessuno conosce, tranne la moglie di Duchamp, ossia... Questa è la fiaccola della Statua della Libertà quando venne portata, ed è questo qui, l'ultima opera d'Ati. Dietro una porta bisogna guardare dentro una fessura per vedere che cosa, stranissimo, un corpo a grandezza naturale, è un diorama, quindi è profondo, se vedete appunto, e è una sessualità senza sesso. Cioè è, per capirci, la nuova Iside, ed è la nuova Iside che tiene ancora la lampada, come se anche la lampada fosse un fallo trasformato. È l'androgeno, è ciò che è stato rimesso insieme, nel segno però degli Stati Uniti, cioè è come se là ci fosse il segnale, la direzione nella quale bisogna andare. È impressionante vedere questa coerenza, nessuno sapeva che stava lavorando a questo, tranne che la moglie da cui non poteva più avere figli, perché questo è il risorto in realtà, e non ha le caratteristiche in questo senso di un uomo, ma è in realtà Iside, la donna, in cui si sono assorbite le due nature, il pensiero ha creato, si potrebbe dire, il proprio corpo. Questa è una straordinaria eredità che Marcel lascia, e la lascia come se sembra che appunto sia in un cul-de-sac, e quando il 2 ottobre del 1968 muore, lascia scritto di volere, scritto sulla sua tomba, lo vedete lì, 1887, dopo tutto sono sempre gli altri che muoiono. Guardate che cosa straordinaria la dislocazione e il puro pensiero. Questo è un dato incredibile, come se io fossi capace davvero, no, di creare in me, attraverso il pensiero, puro pensiero, il nuovo sesso, l'androginia e tutto quello che supera completamente il limite stesso della morte. Con un gioco di parole, in fondo da argotiere, come vi ho detto. Poi ci sono gli altri, ovviamente, e ecco qui Alexina, cioè Tinny Sattler Duchamp, che era la moglie, appunto. E vi lascio con quest'uomo che avevamo visto andare in là, ed è Yves Klein, un grande artista francese, molto molto giovane, all'inizio degli anni 60, quando Duchamp era ancora vivo, il quale... passando attraverso la dispersione di Dresda e di tutto quello che avete visto e abbiamo visto insieme, lavora mettendo sul corpo della propria moglie o delle proprie modelle il blu. Ci sarà il blu Klein, e sembra che da questa incredibile dispersione, da questo vuoto, da questa immaterialità, lentamente proprio riemerga attraverso il corpo femminile una nuova Iside come questa, una ripresa di una celeste Sofia. Vedete con quanta difficoltà e con quanta tensione. Ma Duchamp ci dice semplicemente: siamo venuti al mondo per pensare, siamo venuti al mondo per rischiare,
e anche per guardarci e per sorridere gli uni agli altri. Grazie e alla prossima.